Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin mimosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fecola di patate, farina di tipo 00, zucchero, burro morbido, uova, vanillina, pasta di limoni o scorza di limone, latte, liquore tipo Grand Marnier che è facoltativo, lievito per dolci vanigliato, sale, per farcire, panna fresca, zucchero e fragole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame, mettere le uova ed azionare il bimby per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro, il latte, la farina, la fecola, la pasta di limone o la scorza di limone, la vanillina, il liquore tipo Grand Marnier che è facoltativo, il lievito e il sale ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Trasferire in stampini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25-30 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. I muffin sono cotti, lasciamoli raffreddare completamente, nel frattempo montare la panna. Mettere nel boccale lo zucchero e polverizzare per 10 secondi. A velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere la panna che deve essere ben fredda. Noi l'abbiamo messa per 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, mettiamola da parte e teniamola in frigorifero. Prepariamo i muffin. Tagliare a filo la calotta e svuotare l'interno. Con la parte ritagliata, ritagliare dei quadratini. Farcire i muffin, mettere un po' di panna, un po' di fragole e la panna, un altro po' di fragole, completare con la panna e livellare formando una cupoletta.
preparare con i cubetti. Completare decorando con la fragola e proseguire così per il resto dei muffin. Muffin mimosa. Grazie e alla prossima ricetta!